Villa Franceschini Pasini, è una villa neopalladiana del 1770, fatta per il mercante di seta Girolamo Franceschini, su progetto di Ottavio Bertotti Scamozzi, tra le più suntuose dimore signorili del Veneto. È il manufatto più importante della zona. Dal 1854 fu proprietà di Valentino Pasini. Dal 1854 al 1858 Pasini passò in Venezia i soli mesi d'inverno e il resto dell'anno nella sua villa d'Arcugnano, dimora più che privata. Poco discosto da Vicenza, questa sede, questa villa, siede a ridosso dei Colli Iberici. Il vasto e sontuoso palagio, d'architettura palladiana, fu disegnato, come detto, da Bertotti Scamozzi e dalle grandi cancellate di ferro del giardino che s'aprono sulla strada di Arcugnano, sino alla cima del Poggio. E per i fianchi corrono viali di alberi sempreverdi, intersecati dai boschetti e dalle macchie dei fiori. I Pasini amava così riposata e ricca dimora, e negli intervalli dei lavori che dava a sé medesimo, si occupava a scancellarvi con amorosa diligenza gli enormi segni di barbarie ostinata e distruggitrici che l'ira del soldato nemico vi aveva lasciato impressi nel 1848. E si dilettava anche a renderla sempre più adorna e magnifica, che è segno d'animo gentile e cui studi severi ed aridi non hanno, come purtroppo sogliono, chiusi alle impressioni della natura ed al culto della sua schiettezza bellezza. Con Valentina Pasini la famiglia si estingue. Il nuovo proprietario fino a metà degli anni Ottanta del Novecento fu Giuseppe Canera di Salasco, di famiglia nobile oriunda piemontese. Canera fu collezionista d'arte moderna settecentesca. Da allora la villa ospitò una notevole collezione d'arti pittoriche, fino all'asta nel 1986, dopo la morte del proprietario.